Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta. Con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Calcola il costo della tua manutenzione online. Approfitta della promozione Wintercare. Hai diritto al 15% di sconto su tutti i ricambi utilizzati. E con un solo euro in più avrai diritto a un rimessaggio da numero 1. Manutenzione chiara Suzuki. A portata di click. Suzuki. Salone Nautico Internazionale di Bologna e ci siamo soffermati in Casa Siprop, dove sono in compagnia di Massimiliano Garau, Italnautica, che rappresenta Siprop per il centro nord Italia, e qua avete portato una bella rappresentanza di quello che oggi rappresenta Siprop sul mercato. Qua partiamo dal più piccolo, il nostro cavallo di battaglia, che è il 1970. Che è molto... quello considerato per tutti, perché esatto, questo col 40 per tutti, vola con il 40 cavalli, specialmente per i noleggiatori o chi ne abbia bisogno per la prima esperienza, ed è veramente conformante, ha degli spazi incredibili, ha una ghiacciaia, ha tutto lo spazio che serve per una gita al mare. Ecco, sono tante le persone che si sono avvicinate proprio per il primo acquisto, sì, no? Quindi esatto, chi ancora non ha esperienza, nuovi, senza patente, che ci hanno chiesto informazioni e stanno valutando il discorso del 6 metri. Questo a sottolineare che Siprop non abbandona mai quello che è l'avvicinamento alla passione della nautica, quindi loro questo lo continuano ad avere, un modello che è proprio rivolto a quel pubblico, un pubblico che fortunatamente negli ultimi anni si è allargato molto, sono tante le persone che anche col noleggio si avvicinano, no? Poi a salire, poi a salire 27. 27, che non dobbiamo dire nulla, il nostro cavallo di battaglia, la linea sport, eravamo là a parlare e c'è quella prua che ti fa capire che ha voglia di mare. Esatto, chi ha voglia di mare usa quel battello perché è veramente eccezionale e ha delle performance anche con un motore più basso, senza avere il massimo della gamma della motorizzazione. Questo direi che è una caratteristica che appartiene a tutta la linea Siprop, perché sono carene di categoria B. E carene molto importanti, e ripeto, come lui ha detto, il nostro amico ha fatto, il Siprop lavora il piccolo come il grande, abbiamo la cura del piccolo, anzi forse più cura del piccolo che del grande, quindi vogliamo abbracciare tutti i nostri clienti e trattarli tutti bene, dal primo all'ultimo. E tra il piccolo e il grande, beh, quest'anno è stato presentato il Comfort, la linea Comfort, là c'è il 24, che... il 24, che è una cosa meravigliosa, degli spazi immensi, delle sedute, tavolini e via discorrendo, con dei gavoni molto importanti che servono al mare, chi naviga, chi va al mare sa benissimo quanto servono i gavoni. Poi abbiamo anche la barca, la Sport 25. La Gran Sport 25, che è un connubio di sportività ed eleganza con i nostri colori, la facciamo azzurra, la facciamo corallo, la facciamo bianca, la facciamo nera, la facciamo come vogliono i nostri clienti. La Gran Sport è veramente la nostra chicca, è un 7,5 metri, sempre di categoria B, perché non lasciamo la nostra categoria. E veramente, io la chiamo la nostra famiglia, lavoriamo in tutto e per tutto per garantire la sicurezza e l'abitabilità ai nostri clienti. Io aggiungo anche per dare quel tocco di eleganza, perché sono soprattutto la linea Comfort, insomma, linea Comfort è elegantissima, sì, hanno portato delle soluzioni. Delle soluzioni innovative, ci abbiamo ampi spazi, ci abbiamo il 33 che ha i posti letto, al bagno separato, bellissimo, meraviglioso. Anche il Comfort 30, devo dire. Il Comfort 30, diciamo che sono tutte nostre creature. Difficile scegliere. È difficile scegliere per noi, perché le trattiamo come i nostri figli, li trattiamo come uno quando ha 4-5 figli, sono tutti uguali e sono tutti belli per noi, quindi noi, Fulvio e Giuseppe, fanno della Siprop veramente, fanno proprio una, è una famiglia, siamo una famiglia, io sono contento di lavorare per loro ed essere il loro distributore per il nord e il centro Italia. Quindi con Italnautica andiamo avanti così. Allora invitiamo tutti a iniziare questo bellissimo percorso, esatto, perché se partite dal piccolo, per chi magari non ha mai avuto la possibilità di iniziare, ecco lì, con un investimento ancora accettabile ancora per tutti. Accettabilissimo, perché il piccolo ha le stesse capacità esplosive, esatto, noi le chiamiamo esplosive del grande. Sbattiamo questo mito, esatto, non è che col 30 piedi andiamo più lontano.
assolutamente, assolutamente. Con il 40 cavalli senza patente si raggiungono velocità di 30 nodi, quindi ci divertiamo, siamo in sicurezza, perché non è detto che la potenza è sinonimo di velocità, la potenza ci serve per la nostra sicurezza, come la nostra categoria usiamo per la sicurezza. E partendo da lì poi vi accompagnano, se volete poi negli anni si può crescere e si arriva fino a... Si può crescere, si arriva fino a 33, vi do una chicca, stiamo studiando il 43 piedi, che è una novità per il prossimo anno del 2024, quindi ringraziamo i nostri clienti, ringrazio voi, ringrazio tutti, siamo veramente a gonfie vele, senza vela ma con motore. E allora andate per mare con sicurezza e con quello che abbiamo descritto fino adesso con Massimiliano. Sì, proprio una garanzia, lo conosciamo molto bene, soprattutto la parte marina, lì davvero non sbagliate, perché sono carene che regalano soddisfazione a tutti i livelli, sia chi vuole andare in maniera sportiva e quindi chi è un po' smanettone, e sia per chi vuole invece con la famiglia godersi una giornata di mare in tutta tranquillità, consumando anche poco, perché una carena che è prestazionale ovviamente sforza meno il motore. Esatto, meno consumi, meno sforzo del motore, quindi più siamo nel miglior modo possibile a navigare con meno sforzo possibile. E questo è stato uno delle peculiarità che hanno reso Siprop un brand molto amato da tanti gommonauti, e voi potete entrare a farne parte. Poi per la Boa Divisa avete visto, comunque ce l'hanno, la Grand Sport 25, poi c'è anche quell'altra più grande. Anche la 31, abbiamo fatto anche la 31 che ha due cabine, è una barca un pochino più grande, comincia ad essere 10,20 m, sempre natante e sempre di categoria B. E allora, buon mare a tutti, grazie a Massimiliano, grazie. Ci vediamo nei prossimi impegni. Grazie, a presto, grazie a tutti, buona giornata. Salone Nautico Internazionale di Bologna, siamo con Giuseppe Montella, siamo in casa Yav Marina, Autonautica Iavarone, e alle nostre spalle l'ammiraglia di casa Iavarone, il 33 America. Beh, intanto partiamo, due parole, spendiamole, perché questo è stato un mezzo che è piaciuto a tutti, sono venuti a vederlo, tanta gente ha apprezzato proprio il layout, un gommone importante, un 33 piedi che si pone con una padronanza di opera viva che lo rende davvero imponente, e poi sopra infatti scopriamo che il layout ne ha, ovviamente ne guadagna molto, perché c'è tanto spazio da vivere. Mezzo che dà soddisfazione in tutti i sensi. Sì, abbiamo riscontrato tante di quelle soddisfazioni, è proprio quello che ti ripaga tutti questi sforzi che abbiamo fatto, che il pubblico veramente ha apprezzato, ci ha fatto i complimenti per la qualità che abbiamo a bordo, e questo grazie anche alla proprietà, all'Autonautica Iavarone, che mi permette di far vedere un mezzo così bello e avere soddisfazioni. Cioè, devo presentare un mezzo che parla da solo. Insomma, noi siamo saliti a bordo, l'abbiamo provato anche in mare, è un mezzo che dà soddisfazione veramente a 360. Quando decidiamo di essere sportivi è un mezzo che permette, abbiamo visto lì ci sono due G2 da 300 cavalli, è un mezzo che la potenza la governa benissimo, la gestisce e ci fa divertire, però poi quando decidiamo di salire con la famiglia, insomma di navigare con più tranquillità, lì si esalta quello che appunto è un'opera viva confortevole e che grazie alla sportività di cui parlavamo prima permette di consumare molto meno, perché i motori lavorano a regime molto basso proprio perché la carena di sua è prestazionale. Un'ottima carina, sì, questo merita al nostro progettista, che è venuto fuori qualcosa di eccezionale. È un mezzo che ti permette di navigare a bassi regimi in tranquillità, oppure se vuoi provare la brezza dei 50 nodi ti dà la possibilità di farteli provare, ma sul vero senso della parola, è su un mare un po' antipatico come lo teniamo noi a Napoli, che c'è sempre maestrale, questo naviga veramente bene. E questo per quanto riguarda l'opera viva. Poi ecco, noi ho scelto questa inquadratura perché vedendolo così, arrivando e girandoci attorno, non si nota, ma sotto abbiamo una zona notte importantissima che non ha stravolto quello che è la linea dell'Open. Sì, mantiene questa linea sportiva dall'esterno, non sembra, infatti è una sorpresa quando invito i clienti a bordo. Scendono giù in cabina e si trovano questa altezza uomo fino al letto, un bagno enorme con doccia all'interno, e quindi si affacciano e mi dicono: ma siamo sul 10 metri che lei mi sta proponendo? Sembra molto più grande, e queste sono soddisfazioni.
È una cabina quella che ti permette tranquillamente di pernottare una coppia con massima tranquillità. Sì, sì, per non rientrare in porto possiamo restare fuori, permetterci di fare weekend lungo, ma io direi anche una bella vacanza, perché qua lo spazio davvero non manca, sia sotto coperte, poi abbiamo visto sopra coperte, invece prendisoli ce n'è in abbondanza, prua tanto spazio, a poppa i due prendisoli che hanno quel passaggio centrale che poi ci porta alla dinette, diciamo, al pozzetto. Sì, zona divano, al pozzetto, che esce quel tavolo da allungabile elettrico che è molto comodo, dove si siedono intorno tranquillamente 8 persone. Poi c'hai quella seduta davanti che è molto comoda, zona prendisole, che veramente spazi ne ha. Cioè, io vedo che a volte 10 persone qua siamo veramente ma comodissimi, quindi tanti, veramente tante soddisfazioni. Tante soddisfazioni, e proprio per questo Nautica Iavarone, Autonautica Iavarone, IAV Marine non si ferma a quello che appunto è l'ammiraglia che vedete alle nostre spalle, IAV 33 America, ma c'è qualcosa di importante, possiamo già forse annunciarlo, perché parlando con Franco prima, insomma, mi ha fatto vedere dei disegni, io non so se possiamo dirlo, se possiamo dare uno scoop. Come devo fare con te? Tu sei tremendo. Io ci provo. Io mi sono mantenuto un po' vago su questo e ho parlato di progetti che a fine anno finivamo, ma a te ti do lo scoop. E ti dico che a febbraio noi siamo in fiera. Quindi con, a Nautic Sud? A Nautic Sud siamo in fiera con un nuovo modello della Boa Division. Che tu, se vuoi, ti faccio anche vedere. Beh, io ho visto qualche immagine prima, fatto dalla Concabes Yacht Design, Sebastiano Caldarella. Dietro c'è lui, beh, delle linee che sono davvero futuristiche per un walkaround che è davvero, almeno visto così sui disegni, io non l'ho ancora visto ovviamente dal vero, lo state costruendo, però è bella. Sì, è venuto fuori qualcosa su carta, sulle foto, qualcosa veramente di bello, molto molto bello, dove ne sono io entusiasta, sono contento, che così ripaga un po' tutto il tempo, le notti a discutere, perché a Sebastiano l'abbiamo un po' martellato, tante ore di lavoro spese vicino, e facciamo questo così e faccia, sai, le solite cose. Però che è la parte più complicata, mettere d'accordo il designer con quello che poi è, quello che invece voi avete in testa. Eh sì, perché poi Franco dietro voleva il divano e gli diceva no, il prendi su, quindi poi è venuto fuori qualcosa che piacerà molto, che piacerà veramente tantissimo. E questo è uno scoop che ci regala Beppe, ci regala la Nautica Iavarone al Nautic Sud, ricordiamo, mi pare intorno al 12 febbraio apriranno i battenti, adesso guardate quando è, sabato e domenica, ma è quella la data, inizierà la settimana a Napoli, dove si potrà salire a bordo e vedere e vedere e toccare con mano quello che adesso è soltanto un progetto là con qualche foto. Quello che adesso è su foto, poi ve lo faccio vedere, toccare e salire a bordo al Nautic Sud. Noi saremo tra i primi a salire a bordo, anzi magari riusciremo a regalarvi qualche immagine ancora prima dell'apertura del Nautic Sud, così vi invogliamo a programmare un bel weekend a Napoli. Beh, lì è sempre un salone che merita, sia per quello che è l'interno, quindi quello che offre appunto in questo caso anche la novità di Casa Nautica Iavarone, e poi la città di Napoli, lo sappiamo, no? Non c'è paragone con nessuna città al mondo. Ma no, non esiste proprio. E io direi che con questa battuta possiamo salutare tutti e fare i complimenti, perché davvero stanno facendo un ottimo lavoro. Avete visto questo gommone che ha delle linee che, ecco, si distinguono. Lo vedete da lontano e dite quello è IAV 33 America. Ecco, questo già è una soddisfazione. Tantissimo. Poi sapere che piace ancora di più. Ancora di più. E poi quello che ci ripaga, che il cliente dopo una stagione di mare che ti dice è spettacolare, e questo, allora vedi che tutti gli sforzi che stiamo facendo, soprattutto Franco Iavarone, che lui veramente si sta impegnando tantissimo, e allora vieni ripagato con questo. E ti ho dato la notizia. E noi abbiamo avuto lo scoop. L'unico che lo sa. L'unico che ha visto la foto. Ma il mio fascino è irresistibile e sono riuscito a farglielo dire. Non ero sicuro neanche io, perché sapevo che me l'hanno fatto vedere in maniera, diciamo, privata, con dei rendering, però non pensavo che potesse ufficializzare l'unica addirittura. L'unica persona che ha visto le foto di questa barca sei tu. Ah, per cui ho due scoop, il primo che l'ho visto solo io, sì. E l'altro che vi dico che la presenteranno davvero a Nautic Sud, quindi cominciate a programmare quel famoso weekend, anzi se avete la possibilità rimanete qualche giorno in più, che merita sempre.
complimenti, e i complimenti li portiamoli anche a Franco, che è davvero una persona eccezionale. Li merita tutti i complimenti. Ciao Beppe. Grazie, arrivederci a tutti, vi aspetto, arrivederci. Committee, not only boat, a lifestyle. Made in Italy with passion and elegance. But elegance is not enough. Scanner Marine, special boat for special people. SPX, the new generation rib. Salone Nautico Internazionale di Bologna, beh, mi sono soffermato in quest'angolo dove ho rivisto un volto che io tanti anni fa l'avevo conosciuto, Alessandro Molino. Dovete sapere che io l'ho incontrato, ma all'epoca era l'epoca in cui Cardinetti stava creando quella linea che tutti hanno apprezzato Cardis, ma soprattutto io ho scoperto il suo nome quando ho visto in acqua Akuma 50 e lì ho detto: Madonna, Andrea, ma chi l'ha fatto questo? Ed era Alessandro che l'ha disegnato insieme ad Andrea, che ovviamente è un personaggio che tutti conoscevamo
molto attento e molto pretendeva anche. Bisogna trovare subito un'idea, subito, perché Andrea era molto esigente su alcune cose e mi ricordo che quel battello è stata una bellissima esperienza anche a livello mia, perché fare un 15 metri era una cosa all'epoca. Beh, era uscito dagli schemi, come ci aveva abituato Cardinetti. Cardinetti, quando usciva con un gommone nuovo, era sempre fuori dagli schemi. Ecco, lì il design, diciamo, proprio quella scelta di fare una console particolare, tutto quello che c'era a bordo, anche quello spoiler di poppa, era frutto della tua mano, del disegno. In generale c'era anche Andrea che voleva qualcosa di unico rispetto alla concorrenza, che all'epoca giustamente non ne avevano in quei battelli così grandi, ma ha detto facciamo qualcosa che spacca, perché bisogna far vedere cos'è la Cardis, cos'era la Cardis. Ecco, tu hai un passato importante perché collabori anche con case automobilistiche di rilievo. Qua alle nostre spalle, ecco perché mi sono soffermato con Alessandro, beh, Acuma era 15 metri, questa è la metà, sono 7 metri e mezzo, 750 R750S, sì. Questo sportiva. Lo proponi proprio, ecco, dopo tanti anni ha deciso di mettere sul mercato qualcosa che sia nuovo come linee, con quello che abbiamo appena detto, ma che sia prodotto proprio da te, Riders. Sì, Riders, l'ho creato 4 anni fa, è una cosa, è la passione che mi porto sempre dietro e alla fine ho detto ma proviamo, rischiamo, vediamo se portiamo qualcosa di unico, di diverso nel mondo della nautica. Non sono l'ultimo arrivato, lo so. Porto qualcosa. Però hai portato nuovo. Qualcosa di molto bello, lo vedete dalle immagini, questo 750 è davvero 7 metri e mezzo di gommone che racchiude quello che appunto abbiamo raccontato prima, la voglia di esprimersi con linee particolari, proprio anche nelle lavorazioni, se vedete alcuni tagli che vengono dati alla vetroresina, è molto ricercato per essere accattivante, però ha fatto tesoro di tutta quell'esperienza che ti hai rifatto con Andrea, di ricordarti che poi alla fine le plancette devono essere comode, la seduta deve essere comoda, quindi il design si deve sposare con la funzionalità. E poi è 7 metri e mezzo più le plancette, siamo su 7,90, già siamo oltre i 7 metri e mezzo. Se lo misuriamo proprio... Sì, perché alla fine, io come ti ho fatto vedere anche ieri, ti ho fatto vedere anche il modello 3D, perché è stato tutto modellato, cioè prima ideato, cioè trovate le linee giuste e poi modellato con tutti i software che ci sono, 3D. E poi fresato per creare lo SAM. Esatto, perché su queste forme qua è impossibile farle a mano, impossibile. E allora, descriviamo un attimo questo R750S. Beh, lo vediamo, due planche importanti a poppa che ci danno la possibilità di vivere il mare quando siamo fermi per le nostre risalite dopo i tuffi, per tutto quello che è anche il sali e scendi dalle banchine. Queste sono quelle più larghe perché è monomotore, invece con la doppia motorizzazione sicuramente è un po' più piccola perché ci sono gli angoli di rotazione del motore, ma ha sempre una scaletta di serie, anche questa qui è una scaletta di serie, cioè non è un option. Guardavo ieri, c'era il cartello dove appunto gli option sono davvero pochi, quello che vediamo è quasi tutto quello che dà di serie. Sì, tutto è di serie, anche c'è il carbonio, vero carbonio, molti cantieri non lo utilizzano, ma io l'ho voluto portare qualcosa dove ci sono tanti particolari, ma veri, non finti. Poi ci sono fatti gli acciai su misura. C'è quella seduta che richiama un po', ecco, lì siamo proprio nel mondo auto. In quel mondo dell'auto, sì, proprio, ma anche la console, vedendo anche davanti, cioè, è un mix tra auto, scooter, moto, ma... è difficile poi metterlo su una barca, cioè bisogna trovare proprio le linee giuste e l'armonia giusta. Questo gommone l'ho fatto in un anno trovando proprio giustamente il buon compromesso tra design, linee e ergonomia, perché anche a livello ergonomico deve funzionare, altrimenti posso fare anche una bellissima console o stand up, ma se poi giustamente il guidatore o il cliente mi dice guarda, va bene. Ed era quello che dicevo all'inizio, lui si è fatto le ossa nel mondo della nautica, proprio vicino a un personaggio che la nautica, devo dire, che fa parte di quella che è la storia della nautica italiana, però ecco, tutto per te è stato importantissimo. Ciao Andrea. E questo io ho notato come davvero ha una abitabilità, una funzionalità negli spazi che si percepisce proprio, ecco, che il gommone è vivibile al 100%, però ha delle soluzioni che non è soltanto le forme che vedete, ma anche quel gioco di abbinare con una cromia giusta, gli spazi sono concepiti per essere belli, ecco, è accattivante anche, io vedo il tricolore. Ma può essere anche cioè, customizzato in tutti i colori, già nella versione sport è già incluso
qualsiasi colore. Adesso l'abbiamo fatto bianco, ma perché il primo prototipo l'avevamo fatto grigio, ma per far vedere che si può customizzare in qualsiasi modo, in versione sport. Poi c'è il lusso, che lusso è, il tech vero, metallizzati, cioè ancora una cura nei dettagli. Versione sport perché l'abbiamo visto, un'opera viva importante, un'opera viva che nasce proprio dall'idea di poter poi navigare a tutti i livelli. Sì, se vogliamo fare un po' i matti, questa è una carena che lo permette. Sì, qua mi sono appoggiato a uno studio di Milano che fa carene anche per grandi aziende e lì è stato proprio un controllo su tutto proprio. E chi l'ha provato è rimasto stupito anche. Tanto spazio a bordo, avete visto anche poi sotto le cuscinerie ci sono ovviamente tutta una serie di gavoni, sia a prua che a poppa, quindi molta attenzione anche perché in 7 metri e mezzo non abbiamo 15 metri di gomone, bisogna poi avere a bordo tutto. È spazioso, cioè è una linea sportiva ma anche possiamo dire spazioso, ma per le famiglie, per i bambini è giusto, cioè perché anche queste murate interne dovute a questa, il cavallino che sale. Che non è quello della Ferrari, ma ci arriveremo. Ci arriveremo. Quei colori. No, è davvero che devo dire che ecco, la sensazione a prima vista, io sono rimasto catturato, sembra davvero un'auto sportiva, che però poi salendo a bordo, diversamente dall'auto sportiva, ci si sente su un SUV, cioè una barca, un'auto importante dove gli spazi ci sono. Ecco, non era facile trovare. Nel mondo auto sarebbe impossibile avere una linea sportiva, essere sportivi come impatto estetico e poi però avere anche lo spazio del SUV, impossibile. Sì, sì. No, quello è effettivamente... Poi ci siete riusciti, sei riuscito? Sì, qua ci sono riuscito, ma per me devo sempre ringraziare anche tutti i software, i tecnologi, i CAD. Perché... io penso che i programmi aiutano a essere un po' più veloci nel fare le cose, ma se non li hai qua... Poi giustamente arrivando dall'esperienza automobilistica fa tanto, cioè fa tanto. Allora io mi sono voluto soffermare proprio per presentarvelo in anteprima, per darvi queste immagini, regalarvi queste belle immagini di questo gommone particolare, l'R750S, e soprattutto per farvi conoscere Alessandro, che secondo me questo è solo il primo passettino che ha fatto nel mondo nautico con le sue gambe, cioè c'era entrato in punta di piedi a fianco a... Sono ancora, bisogna essere in maniere sempre... Però adesso ti sei messo in gioco sul serio, sì, sì, Riders... Sì, sì. Alessandro? No, sì, sì, questo... Ecco, il nome Riders, da dove nasce questa, volutamente lei, per corsaiolo? Sì, corsaiolo, cioè giustamente rider è cavalcare l'onda, e allora giustamente mi metto, ma potrebbe starci bene come nome per un eventuale nome del brand del cantiere. Insomma, avete capito, c'è tanta passione, tanta voglia di entrare, come dice lui, sì, in punta di piedi, ma in realtà facendo qualcosa che probabilmente ancora non avevamo visto, così come era successo con Akuma 50, quando i 15 metri ancora non si erano divulgati così tanto, era il boom, era il momento in cui stavano nascendo dei maxi rib, e Andrea a un certo punto ha spiazzato tutti con quello che Alessandro insieme ad Andrea aveva disegnato. Qui secondo me stai ripercorrendo quella storia, ma non c'è più a fianco a te un'istituzione, ci sei tu in prima linea. Ma perché poi è anche importante l'imbarcazione, va bene, tutti stanno puntando giustamente a imbarcazioni sempre più grandi perché richiede il mercato, ma stiamo scoprendo un po' una fascia bassa, che nessuna... Molta innovazione nella parte, diciamo, dopo i 10 metri, sotto si tendeva a rimanere abbastanza legati a quello che già c'era. Sì. In generale ho voluto proprio fare questa dimensione perché fare un prodotto design accattivante su una misura che è carrellabile, è un gommone carrellabile, non è... Allora qua da Bologna lo carrelliamo e lo portiamo a Como. Bravissimo, a Como, a fare delle prove. Io propongo Como perché? Perché è il lago per antonomasia dove si corre. Ah sì, come è stato settimana scorsa. La 100 miglia. E perché non farlo correre questo? Prossimo anno? Potrebbe essere una... Sai che è aperta al diporto? Sì, 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 è un'ottima idea, non lo sapevo, adesso l'imbarcazione me l'hanno consegnata. Io sto lavorando per portare tutti i cantieri a rimettersi in gioco anche in quello che è, insomma, un momento particolare, un momento sportivo vero. Adesso lo testeremo, vediamo quanto può essere performante. Ci mettiamo il 450 lì. Lì sarà proprio una bomba. La carena lo sopporta? Ah, penso di sì, adesso i 350 sicuramente sì. Grande Alessandro, grazie, complimenti, grazie. E noi ci vediamo appunto in acqua. Okay. Perfetto, grazie a tutti, arrivederci. Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta.
con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Calcola il costo della tua manutenzione online. Approfitta della promozione Wintercare. Hai diritto al 15% di sconto su tutti i ricambi utilizzati. E con un solo euro in più avrai diritto a un rimessaggio da numero 1. Manutenzione Chiara Suzuki. A portata di click.